La Befana che arriva dal cielo, i bambini che incuriositi salgono sugli elicotteri. Tutto questo è mancato quest'anno, ma non la solidarietà. La famiglia Beccidelli del centro costruzioni di Anagni, nonostante il Covid abbia reso impossibile la consueta manifestazione nell'eliporto, ha voluto comunque consegnare un assegno all'associazione DAS, Diritto alla Salute di Anagni. Il consueto appuntamento per festeggiare l'Epifania presso il gruppo Beccidelli purtroppo quest'anno non ha visto l'elicottero e la partecipazione dei bambini perché il momento, la pandemia non ce lo permette. Però grazie alla generosità di questa famiglia abbiamo voluto fare questo incontro e è stata fatta una donazione all'associazione DAS, Diritto alla Salute, con la quale ho detto nel 2021 ci sarà sicuramente un'intensa partecipazione e condivisione di programmi, soprattutto per la valorizzazione del nostro ospedale che chiaramente dovrà necessariamente essere valorizzato e sostenuto da tutta la popolazione. Ringraziamo la Centro Costruzioni Group di Anagni con la famiglia Beccidelli per questa bella iniziativa che ogni anno onora Anagni con attività di generosità e di beneficenza. Loro d'altronde sono stati sempre vicino alla nostra associazione e hanno sponsorizzato molte iniziative. Il nostro auspicio come associazione è che altri imprenditori abbiano la stessa sensibilità della famiglia Beccidelli. Abbiamo voluto dare un segnale di solidarietà a un'associazione come facciamo tutti gli anni. La famiglia Beccidelli, nonostante l'assenza dei bambini e quindi della consueta festa, non ha voluto quindi far mancare il proprio sostegno al territorio, tornando a ribadire un'offerta per la sanità. Il fatto di avere un'elisuperficie con autorizzazione notturna da parte di ENAC, dove l'abbiamo messa a titolo non oneroso a disposizione dell'ARES 118 regionale. Noi abbiamo aperto 365 giorni l'anno in H24 la nostra elisuperficie a disposizione di tutto il territorio. Su questo si lavorerà anche nel nuovo anno.